E salve gamers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey con la nostra Cassandra, alias Wonder Woman, e stiamo andando da Socrate. Allora, la missione per riepilogare qualcosina è questa. La resistenza. Cleone rivelò che a uccidere Pericle erano stati lui e la setta. Inoltre, una nave era in viaggio verso Mitilene per sedare una rivolta contro di lui. I seguaci di Pericle non l'avrebbero perdonato. Praticamente ci abbiamo capito meno di prima. Andiamo! Che bello! Ah, qui sotto. Socrate, eccoci, mettiamoci d'accordo. Salviamo il mondo. Eccolo qua. Ce l'hai fatta? Certo che sì. Barnaba stava per venire di nuovo a cercarti. Come ha detto, è il pensiero che conta, giusto? A quanto pare. Vieni, ti stanno aspettando. Temevamo che non ce l'avresti fatta. Specialmente ora che le guardie ateniesi ti cercano. Cleone dovrà fare di meglio per fermarmi. Questo cos'è? Abbiamo un piano per sconfiggere Cleone. Oh, io non lo chiamerei piano. Un sacco di parole e poca azione. Parlatemi del piano. È diverso, senza Pericle. Ma il suo spirito è con noi. È per questo che siamo qui. Un tempo ci riunivamo per dimenticare i nostri problemi. Ora siamo qui per risolverli. E per fare ciò che importa veramente. Riportare Atene alla gloria. Quindi volete sconfiggere Cleone? Parlatemi del piano. Non sarà semplice. La sua morte interromperà la pace e per Atene sarà anche peggio. Ha ragione. Dobbiamo prima screditarlo. A quanto pare, Aristofane intende farlo con un'opera. Un'opera? È molto più di una semplice opera. Oh, non ti scaldare tanto. Non capisco perché non possiamo amarci tutti quanti. Sarebbe molto più divertente così. Cosa avrebbe di così speciale quest'opera? Includerà anche la tua celebre imitazione dell'orango? Ah, curiosamente, l'ispirazione mi è venuta da quella. Non è un rischio mettere in cattiva luce Cleone di fronte ai suoi ammiratori. Credo che l'opera farà cambiare loro idea. La vera arte è rischiosa, ma il mio piano funzionerà. Non perdiamo tempo. Cleone sta inviando una nave a Mitilene per uccidere chi si trova lì. Il popolo si fida di Cleone. Accetteranno qualsiasi sua proposta. Ma questo non significa che staremo a guardare. Sconfiggere Cleone non sarà facile. Ma con il tuo aiuto sarà possibile. Ottimo, perfetto. Cosa dobbiamo fare adesso? Missione compiuta. Intanto vediamo. Devo parlare con lui probabilmente, visto che me lo segna. E anche con lui. Nuove missioni accettate. Ovviamente abbiamo missioni multiple. Forse devo scegliere. Parla con Socrate, vediamo un po' cosa abbiamo da fare. Vabbè, io direi di iniziare con Socrate. Penso di dover scegliere tra una delle due, come sempre. E parliamo con lui e cerchiamo di mettere il popolo appunto contro Cleone, il cattivone. Socrate. Cleone andava fermato. Solo gli idioti guardano al passato in momenti come questo, e tu non lo sei. Ora lavoriamo insieme per salvare Mitilene. E quindi questo sarebbe una sorta di piano? Fin da quando ho sentito Cleone parlare di Mitilene, sapevo che qualcosa non andava e ho cercato di scoprire di più. Dimmi il tuo piano, Cleone deve morire, dimmi il tuo piano. Il tuo piano sembra promettente. Uno dei miei studenti si è finto una guardia dell'Acropoli. A quanto pare Cleone nasconde qualcosa e ha incontrato delle persone in segreto. Una mossa audace. Sono tempi bui. Se nell'Acropoli si nasconde qualcosa di utile, la troverò. Credo che lì troverai la prova dei suoi misfatti. Perfetto. E se il popolo non si rivolterà contro Cleone? Lo farà. Presto parlerò in pubblico. Con il tuo aiuto dimostreremo a tutti chi è veramente. Dove vuoi che vada? Nella parte occidentale del santuario dell'Acropoli. Hai altre indicazioni su dove cercare? So solo che Cleone ha sempre amato la statua di Atena. Sembra un buon luogo da cui iniziare. All'Acropoli troverò qualcosa che Cleone non potrà negare.
Bene, presto parlerò al popolo sull'Apnice. Se trovi qualcosa di utile, raggiungimi lì. Farò in fretta. Ottimo, direi di andare. E c'è anche la missione vicina, possiamo parlare anche con lui e seguire l'altro piano, mi sembra di capire. Possiamo parlargli intanto per vedere un po' com'è il discorso. Vediamo lui che piano ha. Sarà un disastro ti dico. Calmati, di cosa parli? Il mio capolavoro cambierà tutto, divertirà, stupirà, solluticherà e aprirà gli occhi del popolo alle macchinazioni di Cleone, ma ho bisogno di te. Non sono un'attrice né una poetessa, Aristofane. Per gli dei, no, è per Tespi. Il mio attore principale è scomparso, un'opera senza protagonista è inutile. Come sai che è scomparso? Non manca mai a una prova, a meno che non sia ubriaco o con una donna o un uomo. Una di queste, quindi? No, conosce l'importanza di quest'opera. Non mi deluderebbe mai. Deve esserci sotto qualcosa. Potresti cercare un altro attore? Oh, no. Tespi attira sempre una grande folla ai suoi spettacoli. Più gente assisterà alla mia feroce accusa a Cleone e meglio sarà. Quindi dove posso trovarlo? Di solito Tespi non si allontana da casa sua. Inizia a cercarlo lì. Non ci vorrà molto. Prepara lo spettacolo, torno appena lo trovo. Ok, io direi che comunque seguo, insomma, di seguire la missione di Socrate, non lo so. In realtà sono entrambe interessanti, sempre che dobbiamo sceglierne solo una delle due, ovviamente. Quindi vedremo, ma io comunque seguirei Socrate. Allora, ah, forse posso entrare da qui. Aspettate. Pianino, pianino, interagisci. Probabilmente verranno dal giardino. Ok. Qui. Qui c'è lo scrigno. Questa pala è stata usata recentemente. Prendiamo questo. Qui. Lettera a Cleone. Cleone, come avevi chiesto, i tuoi effetti personali sono stati spostati e nascosti. Terrò la chiave al sicuro fino a nuovo ordine. Continuerò a pattugliare il Partenone. Il Polemarco Faello. Quindi per trovare la chiave devo trovare il comandante Faello. Però abbiamo scoperto anche che che c'era qualcosa qui. Aspettate che mi nascondo nell'erbetta. Mi nascondo anche qua. No, semina che ti insegue, mi dicono bene. Allora, mannaggia. Ok, andate via. Grazie. Devo andare qui, ragazzi. Nel giardino di Cleone c'è uno scrigno chiuso a chiave. Lo vedo. Prendi la chiave da Faello. Allora, vediamo dov'è sto Faello. Ok, è quel tipo un po' sfigatino lì. Direi di ucciderlo così. E non muore. Mi sembra ottima la cosa, che non muoia. Ok, perfetto. Adesso aspettiamo che passi un attimo l'allerta. Ma forse non c'è una grande allerta, tutto sommato. Andiamo qui e rubiamo la chiave. Ok, grazie. E adesso devo tornare là, sempre in modo super stealth. Oppala! E ovviamente passo di qui, perché altrimenti è la fine. Devo tornare al giardino. Avanti. Mamma mia l'ansietà, ragazzi. Andiamo. Speriamo che il piano di Socrate sia buono, perché tutta sta fatica. Comunque è bello, mi piace. Andiamo.
Devo dire che questa è la parte del gioco che mi sta piacendo di più, nel senso, da quando abbiamo ritrovato un po' Alexius, si stanno facendo, diciamo, le cose si stanno facendo molto più interessanti, secondo me. Poi ci sono sempre missioncine, cose così, però mi piace. Cioè, è un gioco che comunque, tutto sommato, nel complesso, ha una storia che ci sta. Poi hanno sbrodolato, come direi io, magari in certe parti, ma ci sono parti veramente interessanti. E poi ci sono anche missioni secondarie che non vi ho mostrato, però sono bellissime. E infatti mi piacciono un sacco. Allora, ok, andiamo con calma. Apriamo lo scrigno. Socrate aveva ragione. È proprio quello che ci serve. Ok, quindi adesso direi che torniamo da Socrate senza farci vedere, possibilmente. Bene, sei qui. Il popolo attende il mio discorso. Dovresti riuscire a usare questo a tuo vantaggio. È quello che ho scoperto su Cleone. Mitilene è solo il primo dei luoghi che intende spazzare via. Con l'influenza che ha sulla polis, otterrà tutti i consensi che vorrà. Allora tocca a noi far cambiare idea al popolo. Ti unirai a me? Ovvio. Parlare al popolo potrebbe non bastare. Dobbiamo mostrare a tutti che seguire Cleone è sbagliato. Mi sorprende sentirti proporre una cosa del genere. Viviamo in tempi bui, non è così che avevi detto? È così. Segui il mio esempio e rispondi come se supportassi Cleone, non me. Farò del mio meglio. La cosa si fa abbastanza interessante, devo dire. Ma Socrate! Cleone è un uomo del popolo! Dimmi, se ferisci qualcuno con una spada, non sei forse responsabile? Lo sono. E se ingaggi qualcun altro per ferire una persona, sei ancora responsabile dell'azione? Sono responsabile. Certo che no! È ridicolo! Non sono io ad arrecare danno, ma qualcun altro. Ma senza il tuo intervento il danno non verrebbe evitato? Almeno da parte mia, sì. Allora ammetti di avere responsabilità in tale danno, poiché hai partecipato alla sua attuazione, anche se indirettamente. Suppongo di sì. Abbiamo stabilito che possiamo fare del male a qualcuno anche indirettamente. Sì, giusto. Allora lascia che ti faccia un'altra domanda. Di chi dovremmo fidarci? Della maggioranza o di chi ha più esperienza? Io sto con la massa. Chi ha più esperienza sa ciò che è meglio. No, dobbiamo dare le risposte più banali. No, io sto con la massa, tipo. La maggioranza ha sempre ragione. E chi è che informa la maggioranza? Beh, suppongo che ci sia una guida da seguire. E se scoprissi che questa guida ha mentito alla massa che segui, che cosa faresti? Lo seguirei comunque, seguire qualcun altro. No, devo dire, lo seguirei comunque. Tutti commettono errori. Continuerei a seguirlo. È normale ritenere che la persona che si segue meriti la propria lealtà. Tuttavia, le persone disoneste non meritano di essere seguite. Sì, hai ragione. Allora concordi con me che chi mente non è degno di essere seguito. Ma certo. Oh, ateniesi! Non concordate anche voi che si possa avere la responsabilità di un danno arrecato anche indirettamente? Sì! E seguireste qualcuno? Meno male. Se scopriste che vi ha mentito per il proprio tornaconto? Certo che no! Allora, in questo caso, vi prego e imploro di ascoltare bene le mie parole. La persona che seguite vi ha mentito per il proprio tornaconto. Cleone vi ha mentito per ottenere i voti necessari ad attaccare Mitilene. E abbiamo la prova che lo rifarà. Se la sua nave arriverà a destinazione, la gente di Mitilene non avrà scampo. Ora che conoscete la verità, potete revocare la vostra decisione. È necessaria un'altra votazione. La vita di quelle persone è anche nelle vostre mani. La nave deve essere fermata.
Ce l'abbiamo fatta? Forse poteva andare meglio, ma penso che il popolo non possa negare le prove che abbiamo presentato. Speriamo. Sembra che abbia funzionato. Speriamo. Abbiamo solo parlato. Abbiamo fatto molto di più. Abbiamo presentato delle prove e un'argomentazione chiara a supporto di una causa che non solo danneggerà Cleone, ma forse salverà innumerevoli vite. Ma è bastato? La notizia della condotta disonorevole di Cleone si diffonderà in tutta Atene. I cittadini amano la città e quello che rappresenta. Nessuno vuole la sua rovina. In effetti, speriamo bene. Allora, missione compiuta. Adesso vediamo se l'altra missione, quello dell'attore, diciamo, è da fare oppure no. Missioni. Sì, in realtà è da fare lo stesso, a quanto pare. La cosa ci piace, in realtà. Quindi bisogna fare comunque tutte e due. Direi di farle, ovviamente, in questa puntata. Anche perché cosa aspettiamo, ragazzi? Cosa aspettiamo? È agilissima, cioè col tempo, man mano che sviluppa le abilità, che sale di livello, veramente diventa di un'agilità. Cioè, parte già agile, ma è un'agilità all'inizio che, vabbè, sì, insomma, ci può stare. Ma poi diventa veramente il ragno, l'uomo ragno scansa, ti da sé. Come agilità. Non sembri un attore, a meno che tu non stia interpretando una guardia ateniese. Io... Zitto, ti farò delle domande e tu risponderai. Ma il comandante Rexenore? Come ti chiami? Bulice. Bene, Bulice. Se te ne andrai da qui vivo oppure no dipende da te, capito? Sì. Dimmi, che stai cercando? Una stupida opera. Non mi hanno detto niente. Opera? Io eseguo solo degli ordini. Mi hanno detto di distruggere il manoscritto. Che cosa avete fatto a Tespi? Alcuni dei ragazzi hanno il compito di farlo ubriacare alla taverna in fondo alla strada. Ti conviene dirmi tutto quanto? So solo che volevano tenere occupato l'attore. Lo vedrai con i tuoi occhi. È alla taverna. Sicuro che sia tutto? Eseguo solo gli ordini del comandante. Non faccio domande. Morirai, seguimi. Seguimi. Sei leale ed esegui gli ordini. Fai qualcosa di utile e unisciti a noi. Mi accettereste? Che ne dici? Andarmene da Atene. Grazie. Grazie. Ma ci sta, dai, ci sta. Allora. Nuovo luogotenente acquisito. Sì, per la nave. Vediamo un po' com'è. Qui intanto abbiamo altri marinai acquisiti. Qui delle donnine e qui degli omini ignudi, però insomma vanno bene i nostri. Allora, vediamo. Ok, eccolo qua. Danni giavellotti. Ci piace, ci piace. Ok, dovevo passare di qui. Devo parlare con Tespi, che lo vogliono ubriacare, quindi non bere. Tespi, aspettami. Allora. Non è Coca-Cola. È vino! Aspetta! Oppala! 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 Gli ho detto, se questa è tua moglie, perché mi ha fatto pagare? È già messo male. Lo sento. Ha bevuto abbastanza. E che cosa te ne importa, Mistios? Sì, che importa? Oh, ma guarda! Ti conviene andartene? Non senza Tespi, non voglio problemi, non senza Tespi. Sono qui per conto del suo capo, Aristofane. Beh, non sto lavorando ora. Sì, non sto lavorando. Però mi piace. Aristofane è simpatico, ma ha certe idee. Gliel'ho detto che è pericoloso. Sì, lo è. Mi serve sobrio e riposato. Non credo che tu comprenda la situazione. Il comandante Rexenore ha detto che Tespi deve restare qui. Io dico che resto, non voglio problemi. Tornate nel vostro... Ok, porcine. Fuori di qui facciamo un patto. Un patto, proviamo. Datemi Tespi e vi darò qualcosa in cambio. Sono sicura che possiamo trovare un accordo. Vi pagherò bene, 600, vabbè, ne ho di soldi, ragazzi. Vi darò qualcosa, vabbè, vi pagherò bene, tanto ne ecco, ho. Ecco, per il disturbo. Ci penso io a lui. Oh.
Un idiota e le sue dracme. Molto bene, non ci rivedrai. Tanto ne ho di dracme. Hai voglia? Non mi sento. Eccolo lì. Bene. Fantastico. Trasportiamo. Ma vi pareva? No, perché comunque stare lì a lottare, poi trovo taglie sulla testa e se le posso evitare, le evito. Perché altrimenti diceva, non c'erano grossi problemi. Sei al sicuro, diceva. Diceva però. Allora, andiamo. Così forte, Caterina. Sto parlando di Caterina. Ci siamo, Tespi, resisti, su. I miei genitori dicevano che sarei stato un attore o un ubriacone. Ciao. Grazie, ma ora fermati. Perché io conosco il vero amore. Mi serve solo che tu vada in scena domani. Certo, e a me serve la mia musa, il mio amore. Non voglio, non posso recitare senza di lei. Tu andrai in scena. No, non senza Caterina. Un nome divino per un corpo divino. Un essere divino. Gli uomini alla taverna, chi erano? Oh, ammiratori, inoffensivi. E mi piacciono gli uomini in uniforme. Devi riprenderti. L'evento è importante. Anche Caterina. Mi serve la mia musa. Ti prego, la troverai a ovest, alla casa di Afrodite. Se servirà a farti andare in scena, troverò la tua musa. Benone, andiamo. Mi chiedo se ho fatto bene a lasciare Cefalonia. Ci sono più assalti? Allora, selezioniamo la missione, aspettiamo che me la dà. La missione, perché qua... Eccolo qua. Giusta ispirazione. Parla con Caterina. Dov'è? Sì, dai, 300 metri ci siamo. Andiamo. Speriamo ne valga la pena. Magari da sobrio è più simpatico. Potrei anche usare il cavallo, ma vabbè. Mi piace passeggiare. Devo fare attenzione. Meglio non farsi scoprire. Ecco. Tanto per cambiare. Allora, devo andare qui però, o no? No! Aspettate, scherzavo. Ecco. Aspettate un attimo che qua... Mannaggia. Mi sto chiedendo come andare da Caterina, e non per qualcosa. Nessuno ti vuole qui, come non farà sentire accettato qualcuno. Allora, di qua forse ci arriviamo senza danni. Caterina? Oh, bella musa, stiamo arrivando. Caterina, Caterina, birichina. Allora, aspettate, ma... Non sei il mio tipo, troppi muscoli. Ma se hai le dracme, possiamo trovare un accordo. Tespi ha detto che ti avrei trovato qui. Ah, il mio caro Tespi, un artista in molti ambiti. Ma torniamo a noi. Tu non capisci. Mi serve il tuo aiuto. Serve a molti. Queste mani hanno aiutato più persone di Ippocrate. No, Tespi mi ha mandato a cercarti. Beh, non faccio sconti ai suoi amici, se è quello a cui stai pensando. No, Tespi vuole che tu lo raggiunga. Vuole che l'aiuti per lo spettacolo di domani. Tespi adora andare in scena. Ma stavolta lo farà senza il mio aiuto. Ma tu sei la sua musa. Il comandante Rexenore vuole che stia alla larga da Tespi in questo periodo. Altrimenti ne andrà della mia vita. Ho sentito parlare molto di questo comandante Rexenore. È uno degli scagnozzi preferiti di Cleone. Ho sentito qualche storia dalle ragazze.
Gli piace travestirsi. Ha un mantello e una maschera. È anche molto violento. Mi spiace. Comanda la guarnigione locale. I suoi uomini sono sempre qui. Se mi assentassi, lo scoprirebbe subito. Sarà un membro della setta, come minimo. Perché il comandante ti ha minacciato? Per quello stupido spettacolo. Fanno tutto il possibile per proteggere l'immagine di Cleone. Ma arrivare a minacciarti? Gli attori sono tipi superstiziosi. Il comandante Rexenore sa che Thespi non reciterà se la sua musa non sarà lì presente ad aspettarlo. Non temere, mi occuperò del comandante Rexenore. Non capisci che razza di bastardo sia. Non è un semplice soldato ateniese. Che intendi? Incontri segreti, strani ospiti, mi dai brividi. Dovrai ucciderlo. Non c'è altro modo. Se lo faccio, aiuterai Thespi. Sarà un vero piacere. Dove trovo il comandante? Negli alloggi dall'altra parte della strada, a nord. Le ragazze devono andare da lui quando vuole i nostri servigi. Non ha l'energia per venire fino a qui. Ottimo. Puoi descriverlo? Indossa uno di quegli stupidi elmi enormi. Compensa altre carenze. Non temere, mi occuperò di lui. Portami la sua piccola spada come prova. Tornerò presto. Nessuno può dirsi felice. Infatti, membro della setta. Ma da allora non c'è felicità, solo fortuna. Seguiamo. E voglio vedere se per caso è questo, vero? Sì, eccolo qua, finalmente lo becchiamo. Ragazzi, siamo alla fine, eh? Perché ormai li abbiamo uccisi tutti, praticamente, i membri della setta. Devo fare molta attenzione qui. Mannaggia. Giù. Mamma mia. Io che vado dritta così. Aspettate. Ok. Uccidiamo un po' di gente in modo molto bello. Ok. Così ci può stare. E adesso andiamo da lui. Questo ovviamente non muore come se niente fosse. Oppala là. Mannaggia, non lo vedo più. Ovviamente c'è altra gente, ma a noi importa fino a un certo punto, perché tanto voglio uccidere lui. Poi mi posso anche nascondere. Ok. Oppala là. Scusate, ma non posso badare a voi, eh. Mi bastano le taglie che ho sulla testa e poi per il resto. E oppala lì. Aspettate che mi curo. Uccidi. Zranche te. Fatto, ragazzi. Ottimo. Direi che è fatta la cosa. E andiamocene via. Allora, dobbiamo andare per di là. Devo stare attenta perché ci sono i mercenari. Ok, di qua va bene. Abbiamo fatto, siamo a posto. Salve. Possiamo parlare? No, mannaggia, perché mi cercano, quindi non si può. È una prova sufficiente? Non è la spada che avevo in mente, ma basta che sia morto. Ho fatto la mia parte. Vai e assicurati che Thespi sia a teatro in tempo per lo spettacolo. Sei troppo tesa. Vieni a stenderti. Abbiamo tempo per divertirci un po'. O pensi sempre solo al lavoro? Solo al lavoro, cara. Ma che ti prende?
C'è in gioco molto di più di qualche istante di piacere. Solo qualche istante? Non ti consideri un granché come amante, allora? Quest'opera potrebbe decidere il destino di Atene. Mi serve che tu mantenga la parola e vada da Tespi. Non ti preoccupare. Ci vediamo allo spettacolo con Tespi. Insomma, questa non lo capisce che non me frega niente. Allora, andiamo. Oppalala. E prima vuole la spada, poi vuole Cassandra. Andiamo. Eccoci, ragazzi. Inizia lo spettacolo. Adesso ha la sua musa e tutto quanto. Ti prego, dimmi che hai notizie di Tespi. Sta bene. E domani andrà in scena. Oh, grazie agli dèi. Conosco gli attori. È l'ultima volta che lavoro con degli attori, nessun problema. Vabbè, siamo gentili. E rispetto a quello che faccio di solito, è stato un gioco da ragazzi. Beh, insomma. Di sentirlo. Tieni, per il disturbo. Il popolo sarà anche il cuore di Atene, ma la mia opera sarà la sua voce. Fantastico. Figli, se Cleone dovesse morire. E sapete anche quanto l'idiota sia poco istruito. Che impudenza! E pensare che avrei voluto proporre di far erigere una statua in città per ognuno di voi per celebrare il vostro coraggio. Visto? Ci tratta come vecchi rimbambiti e striscia i nostri piedi per raggirarci. Ma l'astuzia dalla quale trae il suo potere, questa volta si ritorcerà contro di lui. No! Ahimè! I cospiratori mi stanno uccidendo! No! Oh! 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 Missione compiuta, credo. Allora, adesso vediamo che dobbiamo fare. Intanto vedo se c'è qualche missione secondaria qui nei dintorni, perché a volte compaiono dopo un tot. Però no. Mannaggia, ragazzi, le ho fatte tutte le secondarie. Non ho esplorato proprio tutto, ad essere onesta, però comunque. Ora che l'opera è andata in scena e la gente aveva scoperto i piani di Cleone per Mitilene, Cassandra tornò da Socrate per organizzare il passo successivo. Perfetto, ragazzi. Adesso Cleone diciamo che è fuori dai giochi, più o meno, e quindi niente, vedremo cosa succederà nella prossima puntata. Mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!